difficoltà che... Non poteva mancare tra gli incontri proposti a San Tommaso della Festa dell'Unità organizzata dal Partito Democratico Comunale di Pistoia un'iniziativa sulla sanità e la salute. A parlarne sono stati Pierpaolo Silleri, viceministro della Salute, e Beatrice Lorenzin, responsabile del Forum Sanità del PD e ministro della Salute in diversi governi. In primo piano naturalmente la situazione Covid nel paese. Non siamo vicini a un nuovo lockdown, la situazione in Italia è molto ben controllata, abbiamo circa 250-300 nuovi casi ogni giorno, dobbiamo combattere con focolai, quindi individuare i positivi, individuare i contatti dei positivi e spegnere così i focolai. Questa è la nostra nuova normalità con una presenza del virus che circola, ma circola molto, molto poco al momento grazie che al fatto che usiamo la mascherina, la distanza di sicurezza, il lavaggio delle mani. Dobbiamo continuare su questa strada. Non credo che vi sarà un altro lockdown perché significherebbe lasciare alle nostre spalle tutto quello che abbiamo imparato fino ad oggi. È possibile invece chirurgiche laddove necessario, non so, una palazzina, un ristorante, anche un paese, se improvvisamente il focolaio non dovesse essere sotto controllo. Dal punto di vista epidemiologico l'Italia sa molto bene, però questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, guardiamo cosa è accaduto in Germania e cosa sta accadendo in Catalogna. Quindi l'unico modo che abbiamo per mantenere questi numeri a virus circolante è mantenere i presidi di sicurezza, quindi la mascherina, tenere le distanze e lavarci le mani. Non è un grande sacrificio rispetto a tutto quello che è accaduto, i morti che ci sono stati e anche le grandi difficoltà economiche che abbiamo avuto. Soltanto un incosciente può dire che sarà un autunno tranquillo, dovrai soltanto...